Ciao a tutti, oggi sono qua per fare assieme a voi il Bye Bye Christmas Time Book Tag, un tag creato da Angolo Letterario e Everpop. Sono infatti stata taggata da Giovi del canale Half Book, che ringrazio tantissimo di aver pensato a me perché è un tag veramente molto carino e io lo adoro, cioè non adoro il tag ma adoro Giovi anche perché ha un gatto che è tipo il fratello della Cibi che è qua di fianco a me e sono troppo carini, io adoro il suo gatto e adoro anche Giovi, ovviamente non te la prendere ma il tuo gatto è just fab. Bene, dopo essermi messa in ridicolo in questo modo direi di incominciare il tag. Prima domanda, devi smontare l'albero e lo fai a malincuore. Un libro che hai finito ma di cui vorresti leggere all'infinito. La mia scelta è abbastanza scontata ed è Harry Potter. Questo perché chiunque sia cresciuto con Harry Potter necessita di saperne di più, cioè vorrebbe saperne di più, vorrebbe scoprire tantissime altre cose, che sia un prequel, un sequel, una fanfiction, un qualsiasi altra cosa. Il mondo di Harry Potter è semplicemente magico e chi non vorrebbe viverci? Seconda domanda, hai scartato tutti i pacchetti ma il regalo giusto non è arrivato, il libro che aspettavi di trovare sotto l'albero. In realtà non c'era un libro particolare che mi aspettavo più che altro di ricevere qualche fumetto graphic novel di cui invece non è arrivato niente. Bene, ciao Charlie, grazie di esserti unito a noi! Terza domanda, la frenesia delle feste ti ruba gran parte del tempo, un libro natalizio che non hai avuto tempo di leggere o di comprare. Mi sarebbe piaciuto tantissimo leggere My True Love Gave to Me, non so se è inerente all'inverno, però ha questa copertina con una pista da pattinaggio sul ghiaccio che fa molto Natale o inverno e dovrebbe essere una raccolta di racconti, se non erro, di cui uno è stato scritto da Stephanie Perkins, che ha scritto poi Anna the French Kiss e non lo so, ero molto curiosa di leggerlo, ma ripeto, non so se c'entra molto col Natale. Quarta domanda, riponiamo i pastori nella carta velina e smontiamo il presepe, un libro che rileggi ogni anno. In realtà io rileggo veramente molto, ma molto raramente un libro. Gli unici libri che io abbia mai riletto sono Harry Potter e quest'anno Hunger Games, se no in genere non ho mai riletto nessun libro. Quinta domanda, esci fuori di casa e trovi un pacchetto a sorpresa, magari, un libro ricevuto senza che te lo aspettassi. In questo caso devo dire assolutamente Sfida a Poirot, riesco anche a sbagliare il nome del mio personaggio preferito, fantastico, Sfida a Poirot di Agatha Christie e Macabro Quiz, che al momento non ho qua. Comunque questi libri mi sono stati regalati dagli zii del mio amoroso e non mi aspettavo assolutamente di ricevere questi regali, quindi ero veramente molto molto entusiasta, molto felice, sono stati super gentilissimi perché io amo Poirot e quindi non potete capire quanto io sia felice. Sesta domanda, hai lo stomaco pieno per i troppi cenoni? Mai successo, ma va bene. Il libro che ti ha dato più alla nausea? In realtà non c'è un libro che mi ha dato alla nausea, però adesso lo devo trovare. Ho fatto una fatica immane a terminare Insurgent perché non mi stava piacendo proprio per niente. L'ho incominciato due o tre volte, poi mi sono bloccata a metà, non riuscivo a ripartire. Ho fatto veramente fatica perché non mi stava piacendo, ecco, in sostanza. Settima domanda, la neve caduta si scioglie a terra, un libro o una serie che ti piaceva ma che è calata nel corso della narrazione. Purtroppo devo dire La sedicesima luna di Amy, sì, perché mi viene da dire Amy Kaufman e J. Christoph, gli autori di Illumine. Io veramente sono troppo impallinata con quel libro, devo smetterla. Comunque, La sedicesima di... Non ce la posso fare! La sedicesima luna... Luma! La sedicesima luna di Cami Garcia e Margaret Stoll. Ok, ce l'ho fatta. Tra l'altro si abbina bene anche con i miei capelli. E questa serie all'inizio mi stava piacendo tantissimo. Il primo libro è secondo me il migliore in assoluto della serie. Già il secondo un pochettino per me è calato. Anche il terzo e il quarto è il libro che forse mi ha delusa di più, perché l'ho trovato molto affrettato, come se non vedessero l'ora di concludere questa storia, ed è veramente un peccato perché mi piaceva tanto e ho adorato anche tantissimo il protagonista Ethan e il fatto che la storia fosse narrata appunto dal punto di vista di un ragazzo e non della solita protagonista femminile della situazione, insomma. Ottava domanda, sei pronto per la palestra e non vedi l'ora di perdere qualche chilo?
Il prossimo libro che hai progettato di leggere, Annientamento di Jeff Van der Meer. Ho sentito molti pareri contrastanti su questo libro, che sono comunque molto ma molto entusiasta di leggere, perché non ne so niente, mi sono rifiutata categoricamente anche di scoprirne di più sulla trama, perché voglio che sia, non una sorpresa, però voglio immergermi senza, diciamo, pregiudizi, senza preconcetti per questo libro, visto che è anche molto corto ed è il primo di una trilogia, quindi sono molto curiosa. Nona domanda: compri un nuovo calendario e sei sorpreso, è già arrivato gennaio e con esso la fine delle vacanze. Un libro che hai letto velocemente: I Cenci di Banana Yoshimoto. Ho letto questo libro, mi sembra, in 1 ora e mezza o 2 ore, ma è vero anche che è abbastanza breve, sono tipo 99 pagine. E è un libro, secondo me, molto carino, un pochettino diverso dagli altri che ho letto finora di Banana Yoshimoto, nel senso che è un po' più paranormale, parla più di fantasmi e queste cose qui, però è comunque molto molto carino, quindi ve lo straconsiglio se state cercando qualche libro di Banana Yoshimoto o una lettura non troppo impegnativa, perché vi porta via veramente un paio d'ore al massimo. Decima e ultima domanda: è il momento di tornare alla vita di sempre e qualche lacrima è scesa, un libro che ti ha commosso. Ce ne fosse solo uno, potrei citarvi Harry Potter, Quando cadrà la pioggia tornerò di Tengku Chichikawa, Champion di Mary Lou, Confess di Colleen Hoover. Io sono una persona abbastanza sentimentale ed emotiva, quindi tendo a commuovermi abbastanza facilmente, devo dire, quindi ci sarebbero una miriade di libri. Queste erano quindi le mie risposte a questo tag. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate e che cosa avreste risposto voi a queste domande. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!